Ehi, scusami un secondo. Oh, ehi, sei tu? Yeah, ok. Non so che cosa hai capito poco fa, ma non sono interessato al tuo schnitzel. Che cosa? Ma che hai capito? Senti, ascolta, so che abbiamo gusti diversi, ma come fai a bere il cappuccino a pranzo? Ah, capisco. Ist wunderbar. Oh, scusa, wunderbar in tedesco vuol dire sì, fantastico. Sì, lo so. Oh, parli tedesco? Ma... Sie sprechen Deutsch? Ich habe keine Freunde Deutsche sprechen in America. Ich mag das, esisto. Calmo, calmo, non ho capito niente. Ok. C'è una parola in tedesco. Lebenslanger Schicksalsschatz. E la traduzione più vicina sarebbe il regalo del destino di una vita. Ma è un cappuccino, cioè. Ist wunderbar. Però non è il mio Lebenslanger Schicksalsschatz. Lei è il mio Beine Leidenschaft Gegenstand. Capisci? No. Conosci wunderbar, ma non Beine Leidenschaft Gegenstand? Sì. La si impara al Kindergarten. Scusa, al Kindergarten è la parola tedesca. Questa la conosco. Oh, ma non conosci Beine Leidenschaft Gegenstand? La tua incoerenza è irritante. Beh, anche voi tedeschi lo siete. Salve. Buon pomeriggio. Con chi parlo? Con il capo di questa rapina. Che? Rapina? Quale rapina? Mi dica, come stanno i suoi colleghi? Colleghi? Quali colleghi? Io vado all'università. Mi fa piacere. Ma perché mi ha chiamato? Chi è? Non riesco a sentirla bene. Sì, mi perdoni per questa odiosa voce metallica. Ma capirà che devo salvaguardare la mia identità. Nel caso in cui prendessimo un elicottero e andassimo in Brasile. Che cazzo c'entra il Brasile ora? Che non la faccia lunga, che non debba chiedere a un superiore o ai servizi segreti o a sua madre per dirmi un sì o un no. E quindi chiami qualcun altro che io non ho tempo da perdere. Che cosa indossa? Eh? Una maglietta e un pantaloncino. Ma quindi mi dice che cazzo vuole? Tempo. Vabbè, questo non sta bene, ok. Non trova singolare questo nostro legame? Sì, singolare, infatti si sta capendo solo lei. Ora la smetta oppure la denuncio. Beh, comunque non voglio che questo reato interferisca nel nostro rapporto. Non so, io lo vedo come un'opportunità. Un'opportunità? E per cosa? Per conoscerci. Grazie, ma non sono ancora gay. Ha mai finto un... Aspetti, ma io ho il cazzo! Ci pensi un momento, per favore. Ma sì, sì, ce l'ho, ed è anche grande. Che altro non è che un piccolo inganno. Una bugia. Beh, oddio. Ecco... Abbiamo bisogno di cibo e di alcuni farmaci. Insulina, sertralina, albuterolo. Una pillola abortiva e ansiolitici. Pillola abortiva? Sono le richieste degli ostaggi. Tutti abbiamo problemi personali, non crede? Ma lei come sa che la mia ragazza è incinta? La protezione civile dovrà mettere tutti i sacchetti trasparenti per evitare l'occultamento di armi. Beh, che ci posso fare? Per un arnese come il mio ci vuole un preservativo extra large. Ma non mi sembra giusto. Ma mi sta prendendo per il culo? Francamente sì. Beh, allora glielo dimostro. Allora, fammi capire, hai deciso di accettare il ruolo più stupido della serie soltanto per soldi? Va bene, adesso stai semplificando un po' troppo. Dai, diciamoci la verità, avresti potuto trovare di meglio. Ma poi, guarda che cappello di merda che ti hanno fatto indossare. Beh, non tutti hanno capelli perfetti come te. Ah, beh, grazie, le ragazze impazziscono. E poi? Poi aspetti finché... Non la senti. Senti cosa? No, niente, ho scorreggiato. Comunque, quando sei con una ragazza, senti una sensazione strana dentro di te. Come il campo elettromagnetico quando le nuvole nell'atmosfera... No, intendo un'erezione. Oh. Ti diventa dura e glielo sbatti in culo.